Stava passeggiando accompagnata dai suoi bambini e dal marito. Erano le 17:30 di mercoledì, quando in via Marconi ad Albizzate, senza nessun rumore che potesse preannunciare la tragedia, il cornicione in cemento armato di un grosso stabile per la lunghezza di circa 60 metri è crollato, travolgendo la donna, di origini marocchine, classe 1982, e due dei suoi piccoli figli. Un bambino di 5 anni, morto come la madre sul colpo, e la sorellina di un anno, spirata in ospedale a Gallarate poco dopo le 20. Illeso il terzo bimbo, che ha assistito alla tragedia insieme al padre. I due erano dall'altro lato della strada. Immediato l'intervento dei sanitari, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, che con il supporto dei cani hanno lavorato per ore per avere la certezza che non ci fossero altre persone sotto le macerie. Fortunatamente non è stata trovata nessun'altra vittima. Ferita invece una donna di poco più di 40 anni, colpita da alcuni calcinacci e trasportata all'ospedale di Gallarate. La prima squadra che è arrivata ha trovato fondamentalmente tre persone sotto la correa ceduta, come vedete dalle immagini. Tre persone, di cui un bambino di un anno, una bimba di 5 anni e la sua mamma dell'82, quindi di 38 anni. Un'altra signora ferita che, diciamo, per fortuna sta bene, ma che è uscita dal negozio, da questo primo negozio. Sotto shock, il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, che ha lavoro in un negozio dello stabile, ha assistito alla scena. Il primo cittadino, rientrato in bottega per permettere alla mamma e ai suoi piccoli di passare, si sarebbe salvato per miracolo. Mi accingevo a chiudere l'azienda e mi si avvicinava proprio in quel frangente la mamma con questa bambina col passeggino, e io ho fatto semplicemente una mezza torsione per agevolare il passaggio, e lì è caduto tutto. Non ho fatto in tempo neanche a dire buonasera a questa signora. E poi, una volta usciti da questa nebulosa rossa di mattoni, avevo preso un colpo al braccio, ma roba da poco, mi sono portato verso la strada e ho capito l'entità del problema e abbiamo immediatamente chiamato i soccorsi. Come sindaco sono veramente amareggiato e tutta la vicinanza la porto, come dicevo prima, alla famiglia in questo momento drammatico per la nostra comunità. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio è ora al lavoro per stabilire la dinamica della tragedia. Il sostituto procuratore Nadia Calcaterra ha aperto un fascicolo contro ignoti. Al via le indagini affidate ai carabinieri di Varese, affiancati dai vigili del fuoco. I capannoni sono ristrutturati, io non mi sbilancio in merito, in quanto allo stato attuale ci sono le indagini da parte della Procura. La stessa ha deciso appunto il sequestro dell'intera area e, come vedete alla vostra destra, l'immobile è identico a quello ceduto. Per cui a livello precauzionale abbiamo fatto uscire, evacuare le persone, chiudere i negozi, e l'area è sequestrata fino a quando non verranno fatte sulla parte non ceduta le indagini del caso per scongiurare un evento disastroso come quello che è avvenuto in dato di anno.